Un ottimo accordo sul quale possiamo utilizzare questo arpeggio è l'accordo di dominante, soprattutto in chiave minore. Quindi, per esempio, in tonalità di La minore, potremmo suonarlo sull'accordo di Mi settima. Possiamo anche aggiungere la nona bemolle volendo. E queste note sono proprio quelle dell'arpeggio diminuito. Infatti abbiamo il Fa che è la nona bemolle del Mi, il La bemolle che sarebbe il Sol diesis, quindi è la terza maggiore di Mi, il Si che è la quinta e il Re che è la settima. E quindi ci danno in effetti un accordo di Mi con la settima bemolle. Se suoniamo un accordo di Fa diminuito con il Mi di basso, in effetti stiamo suonando un Mi settima nona bemolle.